Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, in questo video abbiamo due schede inverter di climatizzatore Orieme e di cui questa l'ho riparata cambiando questo PWM che si trova al fianco al trasformatore, e questo PWM MOSFET integrato non fa altro che oscillare dando tensione insieme al trasformatore, dando tensione sul secondario, sia la 15 volt, 12 volt e 5 volts, che poi ci sono i regolatori di corrente che abbiamo qui. Questi sono i regolatori di corrente. Qua abbiamo l'altro. Ok, quindi andremo a vedere anche questa scheda è funzionante, ma andremo a vedere la differenza tra una e l'altra. Tra l'altro entrambe le schede sono collegate ai compressori. Qui abbiamo ventilatore esterno, ventilatore interno, display, scheda unità interna. Questo è un filtro. Qui abbiamo l'altra scheda, i due ventilatori, display e scheda unità interna, e anche qui abbiamo il filtro. Qui abbiamo i due reattori. Ok, adesso diamo alimentazione e vediamo dove sta il problema, perché su questa scheda c'è un problema. Questa non si accendeva, quindi l'ho riparata. Allora, andiamo a dare alimentazione. Ok, sono partiti entrambi, anche questa si è accesa. Allora, questa scheda è collegata su questo compressore, mentre quest'altra è collegata su questo. Ok, quindi adesso andiamo a vedere dove sta il problema. Questo è un termometro dove andremo a misurare la temperatura del PWM. Siamo intorno ai 70 gradi, 71, 72, 73 gradi, e sta salendo ancora, mentre su questa dove ho cambiato il PWM abbiamo una temperatura di 40 gradi e quindi c'è una bella differenza. Adesso c'è una differenza di 30 gradi, 70 gradi sono assai, eh. Adesso i due compressori stanno funzionando, perché stanno funzionando a vuoto, ma
Mentre questo, se andiamo a tappare l'uscita, guardate un po' se è spenta, come va sotto pressione, se è spenta. Mentre questo sta funzionando, ovviamente fa rumore perché sta funzionando a vuoto. Non riesco a mantenere più, quindi sto andando alla grande, mentre questo si è spento perché il PWM riscalda assai. Andiamo a misurare la temperatura, vediamo un po'. Siamo ai 40 gradi e anche se trattengo l'uscita dell'aria, siamo intorno ai 41. E questa è la gradazione che dovrebbe avere. Questa è la gradazione che dovrebbe avere il PWM, che ripeto lavora insieme al trasformatore per dare al secondario la bassa tensione 40 gradi, ok? Lì è ancora acceso il display, però la scheda esterna è spenta. Il compressore non sta lavorando più. Allora, andiamo a spegnere. Ok ragazzi, adesso abbiamo spento tutte e due le schede. Allora, il problema, abbiamo visto dove sta su questa scheda, è classica, diciamo che alcune volte parte il compressore, poi ovviamente adesso qui poteva anche andare per un po', poi sarebbe sicuramente bloccato quando la gradazione sale ancora, e quando va poi sotto sforzo, che è pieno di refrigerante, sicuramente dura molto poco perché comunque riscalderà ancora di più. E niente, ragazzi, noi adesso andremo a sostituire questo PWM su questa scheda e vi consiglio anche, vi faccio vedere con la luce. Vi consiglio anche di, non so se si riesce a vedere. Allora, vado più vicino così. Allora, vi consiglio anche di vedere queste due resistenze.
Allora, sono queste due qua. Una delle due. Sono le resistenze che vanno insieme a questo PWM, che servono per sono delle resistenze che servono se qualcosa va in corto di mandare in blocco il PWM. Ok? Quindi queste resistenze vanno anche controllate. Dovrebbero essere 2 mega ohm. Allora, intanto volevo dire che questa scheda qua monta su molte macchine, non solo Rieme, ma monta anche la stessa scheda uguale identica, monta anche su Hisense e su qualche altra marca tipo Beacon e qualche altra marca adesso non mi ricordo, però monta su parecchi modelli. Quindi noi intanto andremo a sostituire sia i PWM e a controllare le due resistenze perché riscalda parecchio. Andremo a controllare anche il trasformatore, il fotoaccoppiatore che poi va a regolare la tensione sul secondario. E qui sul secondario abbiamo i regolatori di corrente. La tensione arriva, però riscalda abbastanza e quindi non è regolare. Ok? Quindi niente, ragazzi, andrò a sostituire e poi vedrò come si comporta. E nel frattempo, spero che questo video sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi sempre al canale, come dico sempre. Azionate la campanella sul in alto a destra per le notifiche. E niente, ci vediamo al prossimo video da Mimmo Refrigerio. Questo è tutto, alla prossima.